Cinema Le Otto Montagne, film per la regia di Felix van Groningen e Charlotte van der Mersch, che ha conquistato il premio della giuria all'ultimo Festival di Cannes. Parliamo con i due protagonisti, Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Buonasera, 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 buonasera Luca, buonasera Alessandro. Beh, tanto bello rivedervi insieme. Bello rivedervi insieme, no? Dopo non essere cattivo, quanti anni sono passati? Sette. Beh, quindi intanto molto bello. Coppia di attori strepitosa. Vi voglio dire una cosa serissima. Questo film è davvero un grandissimo film. Loro due sono di una bravura sconcertante. Noi avevamo presentato in questa trasmissione questo romanzo, Le Otto Montagne, il libro di Paolo Cognetti, da cui è tratto Le Otto Montagne per l'appunto, ed è finalmente un film che uno deve andare a vedere al cinema. Evviva! C'è una... No, perché finalmente, sapete che dice, ma vale la pena uscire, parcheggiare, trovare posto, fare sì. la fila? Sì, questo film sì. È veramente un film bellissimo, emozionante, dicevo loro bravissimi, e racconta proprio la storia di due amici, Pietro, che è Luca Marinelli, e Bruno, non a caso premio della giuria a Cannes, voglio dire, insomma non è un caso, e Bruno, due bambini provenienti da mondi opposti, perché Bruno, che Alessandro Borghi è tra l'altro irriconoscibile nel film, è un uomo di montagna. Invece Luca, Pietro nel film, è un ragazzo di città, di Torino, e insomma è un incontro quello che avviene grazie alla montagna, che senza che me ne vogliate è la protagonista che assolutamente muta, che sta sullo sfondo, ed è il racconto di un legame fortissimo che si crea fra questi due bambini sino a diventare adulti. Sì, vado Luca. Prego, qui prego. Sempre questa cosa che ci guardiamo per capire chi comincia. Sì, è un film... sull'amicizia, anche sulla dipendenza dell'affetto. Insomma, parla di questi due amici che, come hai detto tu, nascono in due contesti diversi, cominciano a capire che non riescono a fare a meno l'uno dell'altro, la vita li tiene lontani per un periodo e allo stesso modo li riavvicina. In questo riavvicinamento devono trovare il modo ed il codice per comunicare tra di loro, scegliendo anche chi dei due deve rinunciare a qualcosa per andare incontro all'altro. E io non so, è stata una delle esperienze più forti ed emozionanti della mia vita, e insomma, principalmente perché mi ha rimesso vicino a Luca, che è un fratello, un amico prezioso, è un grandissimo attore, e poi perché ci ha dato a tutti e due la possibilità di nuovo di avere a che fare con dei registi incredibili, dopo Claudio, che è stato nostro maestro, qui Felix. Senti, e Paolo Cognetti, in tutto questo, cosa tu hai vissuto a casa sua per un po'? Beh, proprio vissuto a casa sua, no. Però ci stavamo spesso, sì. Abbiamo passato tanto tempo con lui, è stato, io scherzosamente dico, eccolo lì, il nostro maestro di montagna. È molto difficile stargli dietro. Perché tutto questo ha cercato praticamente di uccidervi facendovi fare. Sì, con me c'è quasi riuscito anche. Ma anche con me. Cioè passeggiate impegnative. Passeggiate meravigliose, che chiamarle passeggiate... Cioè dai, un'oretta. Sì, quant'è? Un'oretta e mezza. E partiamo da 1.800 a 3.300, che partiamo con i pantaloncini corti e finivamo nella neve. Il famoso mezzalama di cui parlavamo prima, lì io sono rimasto su, ho detto io scendo rotolando perché non avevo... Mezzalama è un rifugio della Val d'Aosta. Val d'Aosta che, come sapete, è la mia patria del cuore, perché ne parlo sempre, insomma è meravigliosa ed è raccontata divinamente bene, se mi posso permettere, anche da una sceneggiatura che è davvero tagliata nella pietra come la montagna, cioè è tutto essenziale. Secondo me la parola d'ordine di questo film è proprio l'essenzialità. Essenziali i dialoghi, essenziale... Anche i silenzi, oggi ne parlavamo proprio di questo, sì. Che c'è anche questo nella sceneggiatura, c'erano anche questi silenzi. Loro parlano, non parlano moltissimo, però quando parlano si dicono, appunto, come dicevi tu, le cose essenziali, anche molto diretti alle volte. C'è in più un elemento fondamentale nel racconto di questo film, cioè ci sono dietro di voi due padri in qualche modo per motivi opposti, assenti, cioè il padre di Bruno è un non padre, che è uno che non ha saputo fare il padre, che ha privato il figlio delle possibilità del futuro, gli ha negato le proprie aspirazioni. E poi invece c'è il padre di Pietro, che invece è un padre rifiutato in qualche modo proprio dal figlio e che capirà solo dopo, che capirà, conoscerà solo dopo la morte, no? Sì, lo scoprirà
in mezzo a quelle vette, lo ritroverà rifacendo i suoi passi. Ripercorre proprio i passi del padre, sì, con cui andava in montagna sin da bambino, questo padre che questo figlio non aveva mai capito, incompreso, ma che gli aveva lasciato in qualche modo dei segni, è come si fa in montagna quando si segna un sentiero, è qualcosa di più, perché c'erano dei ruderi. Eh sì, cioè, lascia questi ruderi che apparentemente nel film viene descritta una delle scene che amo di più, nel momento in cui Bruno dice questo è quello che ti ha lasciato tuo padre, e lui fa, beh, che cosa ci dobbiamo fare? Costruiamo una casa, perché questo era il suo desiderio. E in realtà non gli ha lasciato dei ruderi, gli ha lasciato l'amico della sua vita, certo, fondamentalmente. Gli ha lasciato l'amico della sua vita perché il padre di Pietro, seppure Pietro aveva deciso di rompere con lui i rapporti, li aveva mantenuti invece con Bruno. Con Alessandro, per l'appunto, che è l'amico del cuore di Pietro, che in qualche modo ha fatto le veci del figlio. Più simpatico anche, forse. Per carità, sì, sì. E allora, vediamo proprio questo momento, di fronte a questo mucchio di sassi, una vallata meravigliosa, dove tante cose si dipanano. Prego. Io quest'estate sono libero. Per cosa? Per costruirla. No. Grazie, non ce n'è bisogno. Io gliel'ho promesso. Era proprio lì, dove sei tu adesso. Quando me l'ha fatto promettere. Perché se lui non c'è più, per me non cambia niente. E con quali soldi? Basta che compriamo il materiale. E a te chi ti paga? Ah, non preoccuparti per me. L'unica cosa che mi serve è il manovale. No. Ah, così possiamo finire in 3 o 4 mesi. Sono maldestro. Mi dispiace. Ti insegno io. Incredibile trasformazione, anche l'accento. È stato divertente. Devo ringraziare di cuore una persona che è stata la mia guida per l'accento, che è il papà di Cristiano, è il ragazzino che interpreta Bruno da piccolo. Perché a un certo punto ho detto, ragazzi, ce l'abbiamo davanti gli occhi la soluzione, io devo parlare come lui. Il papà è una persona incredibile e lui mi ha fatto proprio da guida. Perché certo, nel film ci sono anche loro due bambini. Eccoli là, sono belli. Bravissimi anche Cristiano loro. Cristiano Lupo. Quindi siete in Val d'Ayas a girare? Avete girato in Val d'Ayas e come si faceva tutti i giorni con gli spostamenti per andare? Perché lì eravate in quota quella baita? Sì, era 2003. E quindi come si faceva? Usando tutti i mezzi possibili, immaginabili, pullman, elicotteri, motoslitte, a piedi, abbiamo veramente fatto qualunque cosa, è stato molto bello. Poi c'è una parte del film che invece è girata in Nepal, perché a un certo punto tu ti innamori talmente tanto della montagna che mentre Bruno rimane lì come gli uomini di montagna, insomma, un tutt'uno con la roccia, tu invece sei attratto dalla montagna ma hai bisogno di andare altrove. Eh sì, perché comincia, in realtà è già cominciato, sono le sue 8 montagne, diciamo, e quindi una di queste è sicuramente il Nepal. E quella è stata un'esperienza pazzesca, siamo stati un mese lì e abbiamo girato 2 settimane a Kathmandu e 2 settimane abbiamo camminato per raggiungere i posti. È stato un vero e proprio hiking per arrivare al paese che vediamo lì, che si chiama Nar, che è a 4.000, non lì, ma 4.200 metri. Però lì c'erano i campi coltivati, gli yak che tiravano gli aratri, un altro mondo, un altro tempo. Completamente. Sì, sì, anche un altro tempo sicuramente. Ma adesso, al di là degli aspetti poi appunto anche così curiosi, tipo questo, tipo il fatto che Alessandro ha imparato a pascolare, a mungere. Bravissimo, non ho imparato, sono diventato un campione. È un maestro, adesso fa delle gare in giro per l'Italia. Sì, sono stato tra le mille cose che fanno parte dei regali che ci abbiamo avuto in questo film. Una in particolare è stata questa settimana in alpeggio che mi hanno giustamente costretto a fare, che era gestita da questo ragazzo di 17 anni che però aveva le mani di un gigante, Esteban, che saluto, e che mi ha preso e mi ha buttato in mezzo a quella terra, quella sporcizia, quella natura, anche se Bruno dice che natura non si può dire, infatti ogni volta adesso mi sento in difetto, e mi ha insegnato tutto. E infatti natura non si può dire ci porta a vedere l'altra scena delle 8 montagne che davvero vi consigliamo con passione di andare a vedere al cinema, perché
in questo tempo così, ecco, come diceva Luca nel film, maldestro, ci riporta a un concetto fondamentale che è quello dell'essenzialità, da tutti i punti di vista. La montagna è essenziale, ti insegna, è una disciplina, non è uno sport, non è... assomiglia più a una filosofia che a una vacanza, e in questo film è raccontata benissimo questa essenza nel momento in cui alcuni amici di Pietro lo raggiungono da Torino e naturalmente si compiacciono dell'ambiente, della natura, e accade questo. Prego. Ovviamente tu dalla montagna? Sì. Amore, dobbiamo comprare anche noi un posto così? Un rudere, lo ristrutturiamo, lo facciamo più bello del vostro. Sì, vabbè. Basta, con Torino abbiamo chiuso, eh. Sì, 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 noi facciamo venire tutti gli amici di Torino, ci facciamo un bel villaggio ecologico qua in mezzo alla natura. Bello, no? Bello. Siete solo voi di città che la chiamate natura. Perché è così astratta nella vostra mente che è astratto anche il nome. No, ho capito, te come la chiami invece? Qua diciamo... Busch, Pascol, Fiume, Crap, Senter, cose che si possono indicare col dito, cose che si possono usare. No, aspetta, dai, vuoi dirmi che uno non può semplicemente godersi la bellezza della natura? Sì, certo. E mangiare aria. Colpita affondata. Ci facciamo un bel terreno, no? Dove ci faccia l'orto. Mm. Bello. Poi d'inverno come pensate di fare? Guardate che qua ci sono metri di neve. Poi cosa mangiate? Volente tucaio, come i nostri vecchi. Va bene, va bene. Non la chiamo più natura, però tu mi lasci sognare, sì. Mi lasci sognare, ti prego. Fallo sognare. Complimenti, davvero complimenti. Complimenti. Senti, è vero che avete messo adesso l'attrezzatura da montagna... nei cassetti. Sì, è una cosa che ho detto Paolo, sì, per fargli capire come in una qualche maniera mi era cambiata la vita, perché io a casa avevo un cassetto dove tenevo le cose del calcio. A Berlino poi tu abiti? Sì, sì, sì. Tanto da Berlino alla Val d'Aosta non è semplicissimo. No, no, no. Però e questo cassetto è stato adesso riempito di cose della montagna. Va bene, tu anche ormai. Il mio era già abbastanza pieno di cose della montagna, che io col calcio ho poco a che fare, quindi ero già preparato, diciamo. Sentite, allora ricordiamo al pubblico che appunto dal 22 dicembre sarà appunto al cinema Le Otto Montagne, giovedì prossimo, in sintesi, oggi è domenica, giovedì al cinema, e avete so anche progetti futuri importanti. Tu interpreterai Rocco Siffredi, sì. E non si fanno battute di nessun tipo, se no. Ti hanno scelto, va bene così, anche perché non vengono proprio, non è. E invece Luca, tu farai il giovane Mussolini preso da Scurati, insomma, dal romanzo, sì, di Scurati, da M, dal romanzo di Scurati. Quindi insomma ci rivedremo, spero, in occasione di questi altri vostri lavori, ma per intanto davvero dai, non diciamo niente di più, perché sennò roviniamo l'essenzialità che stavamo esaltando. Le Otto Montagne sono veramente bravissimi, non perdetevi questo film. Grazie mille. Alessandro Borghi, Luca Marinelli, buon Natale. Grazie. Complimenti. Grazie. Si va.